I lavoratori della sanità privata accreditata e delle RSA in agitazione per il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale si sono ritrovati questa mattina in piazza Mendola a Salerno sotto la prefettura attuando un presidio organizzato dalla funzione pubblica della CGIL. I lavoratori del settore attendono il rinnovo del contratto ormai da 14 anni a seguito di proposte inaccettabili sul tavolo nazionale da parte di Aris e Aiope hanno già programmato uno sciopero a livello nazionale per il prossimo 18 giugno. I lavoratori della sanità privata non vedono riconosciuti i loro diritti fondamentali dai datori di lavoro interessati a trarre il massimo profitto dai servizi alla salute, scrivono in una nota. Stamani in tanti hanno manifestato a Salerno in piazza Mendola, mentre una delegazione capeggiata dai segretari Antonio Capezzuto e Angelo Di Giacomo della funzione pubblica della CGIL di Salerno è stata ricevuta in prefettura. Contratto non rinnovato da 14 anni. Questo ritardo ha causato gravissimi danni ai lavoratori che sono andati in quiescenza e quelli che andranno a breve, ma anche un ritardo fortissimo sull'adeguamento degli stipendi e anche dei diritti e delle progressioni di carriera di questi lavoratori. Lavoratori che effettuano lo stesso lavoro dei loro colleghi del pubblico, ma percepiscono in media circa 150 euro in meno. È tempo di firmare questo contratto, è tempo di dire basta, quindi se nelle prossime ore non ci sarà il rinnovo del contratto come tutti auspicano, che mantenga anche il campo di applicazione, il 18 giugno sarà sciopero di questo settore. Aris e Aiop, la parte datoriale, non consentono ai lavoratori di avere un diritto sacrosanto, appunto quello del rinnovo. Non rinnovare un contratto significa meno diritti ma soprattutto meno salario. Questi lavoratori della sanità privata accreditata, come gli operatori della sanità pubblica, stanno garantendo e hanno garantito in questo periodo emergenziale il contrasto dal contagio da coronavirus. Oggi siamo qui per manifestare la loro insofferenza e soprattutto, se non ci sarà una svolta entro il 18 giugno, saremo in piazza e incroceremo le braccia quel giorno.